Trasmissione piuttosto insolita che ci vede pronti per un servizio che non è solo quello di fornire informazione, ma anche un servizio a favore esclusivamente mio. Era da tempo che sognavo di fare una trasmissione mentre ero nel momento di maggior relax e oggi si dà l'opportunità grazie a Giovanni, il suo locale, un locale che da qualche tempo ha preso piede nella città barocca, Future Style. Però prima di parlare dell'attività di Giovanni mi vorrei soffermare su quello che era un tempo l'attività, definiamolo così, del barbiere, taglio e capelli, forse un tempo. Oggi non è così perché c'è l'acconciatura, c'è il taglio dei capelli per le donne, c'è anche il maquillage, il manicure e tanto altro ancora. E questo è quanto offre Future Style di Giovanni. L'attività, come avete potuto intendere, nel frattempo è cambiata, si è evoluta. Il barbershop è anche un luogo di interazione sociale, tant'è che oggi, nell'attesa di questa mia presenza, abbiamo avuto modo di conoscere all'interno di questo locale tanta gente, di scambiare anche lontano dai microfoni qualche battuta. Ma io tornerei indietro a parlare di quella che per tanto tempo è stata la figura del barbiere. Nel barbiere si è fatta informazione, tanti insegnanti, li ricordo già alla scuola elementare, dicevano: se vuoi che tuo figlio cominci a leggere, portalo a tagliare i capelli, portalo dal barbiere, perché nel barbiere c'è stato sempre il quotidiano sportivo, nel barbiere c'è stato e c'è sempre il quotidiano di informazione. Parliamo di informazione, ma parliamo anche dell'attività, definiamolo tale, del barbiere. Nel Medioevo il barbiere aveva un'altra caratteristica. Si pensava che coloro che fossero posseduti dai maligni, andando dal barbiere e tagliando i capelli, perché si pensava che questo malocchio entrava proprio dalla testa e si radicava nei capelli, bastava andare dal barbiere, tagliare i capelli e scacciare via quindi i maligni. Ma nel tempo la funzione del barbiere è anche cambiata, perché si è parlato per tantissimi anni anche del chirurgo barbiere. Dal barbiere si andava per fare il salasso, dal barbiere si andava anche per estrarre un dente. Poi la figura del barbiere ha assunto un'altra caratteristica, un altro aspetto, e a testimoniare questa caratteristica nuova era quell'insegna che c'era fuori a strisce bianche e rosse, proprio a conferma che erano diverse più le attività del barbiere. Perché all'interno di questi ambienti si consuma anche l'aspetto, definiamolo tale, dell'informazione. Tanta gente qui apre una discussione e anche, consentitemi il termine, un luogo adatto per fare il pettegolezzo, il gossip. A volte si fa dal barbiere, dalla parrucchiera, perché? Perché sono tante le notizie di matrimoni che falliscono, di donne incinte che devono dare alla luce e allora si apre una sorta di pettegolezzo, tutte discussioni che si fanno all'interno, non diciamo esclusivamente del Future Style, ma all'interno di queste strutture dove poi operano, come il caso di Giovanni, e diversi persone, diversi soggetti. Ora io mi interrompo dopo aver parlato della caratteristica del barbiere, dopo aver accennato all'informazione,
al gossip e tra un soffio di fonne e un altro viene fuori sempre una discussione di politica, una discussione di sport, del sociale, di qualcosa che va male all'interno della famiglia, a volte il barbiere diventa anche un vero e proprio confessore. E a proposito di confessioni, ce n'è una che Giovanni fra qualche minuto ci farà. Lui, che annoto alla sua attività, tra non molto, anzi lo possiamo già annunciare, domenica 22 novembre aprirà una nuova attività nel borgo di Testa dell'Acqua, un'importante attività che si allontana dalla città, ma lui continuerà a operare anche qui. Perché? Perché il borgo di Testa dell'Acqua non ha mai avuto un barbiere, un parrucchiere per uomo, per signora, quindi darà un servizio alla comunità di Testa dell'Acqua. L'attività funzionerà per tutta la settimana con le giornate tradizionalmente dedicate al riposo per la categoria, ossia il lunedì e la domenica, ci saranno i collaboratori di Giovanni, mentre la presenza di Giovanni a Testa dell'Acqua sarà limitata alla giornata del giovedì. Giovanni, come nasce questa tua iniziativa, spostare l'attività da Noto, ma qui rimane sempre aperta, a Testa dell'Acqua? Questa mia iniziativa nasce perché io ho già diversi clienti della Testa dell'Acqua e quindi ho visto che è una zona un po' scoperta, e anche perché è una zona che mi piace, perché è molto rilassante e via dicendo, e voglio provare questa succursale ad aprire la Testa dell'Acqua. Manderò il mio collaboratore tutti i giorni, l'apriamo tutti i giorni regolarmente, e il giovedì opererò io tutta la giornata, sarò lì ad operare. Stiamo parlando di una realtà piccola, ma quella di Testa dell'Acqua, un borgo che fra l'altro negli ultimi mesi è stato per buona parte ristrutturato, esatto. La piazza, la chiesa. La tua attività dove sorgerà? La mia attività sorgerà proprio dove c'è la chiesa madre, la piazza, ad angolo, proprio viene ad angolo, scendendo verso Brullò. Siamo alla fine, il tempo a nostra disposizione, non solo del taglio, anche perché vista la capigliatura non c'era un granché da fare, ma Giovanni è stato bravissimo, il tempo a disposizione, dicevo, sta terminando, il taglio è già quasi alla fine, ma prima di concludere vorrei rinnovare alcuni importanti appuntamenti con Giovanni. Prima dire dov'è la sede della tua attività a Noto. La mia attività a Noto si trova in via Salvemini numero 36. Future Style, lo ricordiamo. E la stessa sala verrà aperta sempre con il nome Future Style, a Testa dell'Acqua, come già abbiamo detto, con gli stessi servizi che offriamo qui a Noto. Li offriremo sia a Testa dell'Acqua. Quindi il 22 l'inaugurazione, esatto. Il 23 il lunedì e partiamo già con una giornata di festa, ma il 24 novembre martedì l'attività partirà tranquillamente. Partirà tranquillamente con il mio dipendente, il giovedì sarò io lì. Però ora sta a te invitare la cittadinanza, invitare coloro che vivono anche fuori da Noto, ma soprattutto nel borgo di Testa dell'Acqua per domenica 22. Perché ci sarà l'inaugurazione, certo, vediamo tutti, è normale. Noi ti auguriamo in bocca al lupo, credo di fare una figura, anche chiudendo la mia trasmissione, degna, anzi degnissima. Grazie a Giovanni, grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento è per i prossimi giorni.